Il Gran Premio del CSI La Bagnaia è terminato e noi abbiamo qui tutti i protagonisti, i primi tre classificati, il vincitore del premio speciale come miglior cavaliere e dell'autovettura, ma soprattutto il motore che ci ha condotto, il motore sempre in moto che ha condotto questo concorso con grande signorilità e con grande eleganza. Sara Riffesermonti, yeah! Ma io direi che l'esultanza è per i cavalieri a cui mi trovo vicino e per ognuno di questi devo dire che sono veramente felice, in particolare per Bicocchi e per Giovanni Consorti, perché sono i nostri amici da sempre e perché credo che loro per primi si ricordano mia nonna, perché questa è la prima edizione che noi svolgiamo qua senza di lei e lei è stata l'ideatrice di questo concorso di cui siamo giunti alla 34esima edizione, quindi c'è anche un po' di emozione in tutto questo e quindi sono veramente felice. Felice che abbiate vinto voi questi due premi importanti. Mentre il cavallo di Consumati lo conosco perché Duccio, il mio caro amico Duccio, me ne aveva parlato, mi aveva raccomandato assolutamente che avrebbe dovuto partecipare e siamo sicuramente riusciti appunto a inserirlo, e quando ho visto che era passato in testa ero contentissima per te, per il proprietario e quindi anche per Duccio. E che dire di Clementina, una giovane amazzone che secondo me monta benissimo, è elegantissima e quindi sono contenta per tutti loro in primis. Per noi è una grande festa, una grande emozione e è andato tutto bene, tutto bene. Grazie Sara, non potevamo fare il riassunto migliore. Adesso sentiamo proprio terzo, secondo, primo e vincitore dell'auto, quindi con la migliore amazzone del Gran Premio. Clementina Grossi, sei stata fantastica. Grazie. Due percorsi netti sono la conferma del valore di cosa in scuderia. Questo Z Quasimodo è fantastico. Sì, ormai è un cavallo che conosco da tanti anni, che ha già saltato in questo campo diverse volte, ma senza mai riuscire ad arrivare nelle prime posizioni, e quindi un bel risultato. Speriamo di tornare, di ripetere. Te lo meriti tutto, sei la migliore amazzone del Gran Premio. E adesso runner up, come si dice, dei Gran Premi per un Roberto Consumati. Insomma, ha già detto tutto Sara su quello che è il tuo cavallo, ma vogliamo le tue emozioni ora. Sì, il cavallo è di Leopoldo Torlonia, che ringrazio, è un cavallo abbastanza giovane, sono le prime volte che partecipa a Gran Premi con questi palcoscenici. E infatti il primo e il secondo giorno era un po' teso perché non è abituato troppo a queste arene così importanti, ma oggi ha dimostrato che può far bene in questi contesti. Sono molto contento, spero che continui questo percorso di crescita e magari l'anno prossimo venire e battere Emilio. Possibile. Sentiamo allora proprio il vincitore. Emilio, sei stato super intervistato in questo weekend, ma questa è l'intervista più importante, come vincitore del Gran Premio. Il Gran Premio è sempre la gara clou di ogni concorso, quindi diciamo l'obiettivo principale. Quest'anno, come ricordava Sara, è un anno un po' particolare per questo concorso, quindi sono ragion di più veramente felice di aver vinto questo Gran Premio. E questo cavallo è un cavallo che monto dall'inizio di quest'anno, è sempre in continua progressione e quindi è stata un'ottima giornata. E adesso devi passare il microfono a chi ha vinto il premio di cavaliere più bello del concorso. Bello. Beh, esatto. No, non è vero. Oh, io. Non è vero, non è proprio vero. No, sto scherzando. Signore, ha vinto il premio come miglior cavaliere del concorso e con la somma dei punti tra le due gare di qualificazione, di qualifica, insomma, del super premio l'autovettura, hai vinto anche il premio come vincitore dell'autovettura. Insomma, tutto hai vinto. Sei Giovanni Consorti più felice che i ricordi. Certo, vincere qui a Bagnaia per un senese è una cosa bellissima, ci siamo cresciuti in questo posto, è un'emozione fortissima tanto a tutta la tua, i tuoi amici, il tuo pubblico. Sono stato veramente contento di questo premio, è una cosa che fa piacere, insomma, un bel premio così in un contesto bellissimo. Sono contento anche di aver vinto il Gran Premio Emilio, un cavaliere che siamo amici da una vita e se meglio di così non si poteva fare. E allora noi salutiamo tutti i nostri amici in questo ultimo clip dal salottino VIP che chiuderà. Sara, no. Salutiamo. Ciao a tutti, all'anno prossimo. Ciao. All'anno prossimo.